La pandemia da Covid-19 ha avuto rilevanti implicazioni per i pazienti con patologie cardiovascolari. Quali sono? Ne parliamo con Giulio Stefanini, docente di cardiologia Università Humanitas, responsabile ricerca clinica IRCCS, Istituto Clinico Humanitas, membro dell'Accademia di Medicina di Torino. Benvenuto, professore. Grazie. Grazie a lei, ecco. Professore, perché i pazienti con patologie cardiovascolari sono risultati essere tra i pazienti a più alto rischio di un decorso sfavorevole, purtroppo, dell'influenza da Covid-19? Questa è una domanda molto interessante perché dalla prima casistica Covid cinese è emerso in modo chiaro che i pazienti con patologie cardiovascolari avessero un più alto rischio di infettarsi e un decorso più sfavorevole. La prima risposta può essere semplicemente il fatto che sono pazienti più fragili e quindi di conseguenza il fatto che abbiano una patologia cardiovascolare cronica li espone a un rischio maggiore di una prognosi infausta. E l'altra questione può anche essere il fatto che siano pazienti che avendo patologie cardiovascolari hanno anche altre comorbidità e questo insieme di comorbidità, appunto, li caratterizza proprio per la loro fragilità. Vedendo i pazienti in reparto, in terapia intensiva col Covid, ancora oggi, notiamo che proprio quelli col maggior numero di comorbidità, incluse quelle cardiovascolari, sono quelli che tendono ad andare peggio. Ecco appunto, senta professore, il Covid-19 naturalmente ha avuto un'influenza, ha condizionato, ecco, diciamo, la salute anche di coloro che fino a poco prima di prenderlo non avevano patologie cardiovascolari. Ecco, e qual è la dimensione che riguarda invece questi altri pazienti? Cioè, c'è una differenza di età, c'è un rischio elevato di avere appunto poi sviluppare in seguito patologie cardiovascolari? Allora, i pazienti che si infettano di Covid-19 possono avere delle implicazioni cardiovascolari legate all'infezione stessa. Quindi sviluppano appunto delle condizioni patologiche che possono interessare i vasi e il muscolo cardiaco e di conseguenza avere delle conseguenze di questo tipo, come appunto dei danni più o meno rilevanti al muscolo cardiaco ed eventualmente degli episodi trombotici che interessano anche le arterie che portano il sangue al cuore. Quindi di conseguenza le implicazioni cardiovascolari possono essere importanti anche per i pazienti che non avevano avuto una storia di patologie cardiovascolari. Ecco, quindi subito dopo la guarigione bisognerebbe fare un controllo. Subito dopo la guarigione, e io penso che la risposta è sì. Io penso che monitorare la funzione del cuore sia molto importante a distanza, soprattutto. Quello che stiamo facendo noi dal punto di vista clinico e anche nel contesto di un progetto di ricerca, però con un forte interesse clinico, è di rivalutare a 6 mesi dalla dimissione i pazienti che sono stati ricoverati con il Covid e che hanno avuto uno screzio cardiaco durante il ricovero, quindi che hanno avuto un minimo interessamento cardiaco durante il ricovero. Proprio questi pazienti li richiamiamo a 6 mesi e li rivalutiamo con una visita cardiologica, un elettrocardiogramma, un ecocardiogramma e in alcuni selezionati addirittura una risonanza magnetica, ma quello è più per fini di ricerca. Però il messaggio deve essere che i pazienti ricoverati col Covid è bene che si facciano rivalutare dal punto di vista cardiologico a 6 mesi dalla dimissione. Ecco, infatti. Parliamo di pazienti invece con patologie cardiovascolari. Ecco, la paura del contagio ha fatto triplicare la mortalità per infarto, passata dal 4,1% al 13,7%. Una situazione che rischia di bruciare appunto 20 anni di prevenzione. Le cause sono diverse, giusto? Esattamente.
Diciamo che abbiamo avuto degli effetti importanti sui pazienti con malattie cardiovascolari che riguardano due grandi categorie di pazienti. La prima sono i pazienti con urgenze cardiovascolari e tra queste l'infarto rappresenta l'urgenza cardiovascolare per eccellenza. Quello che abbiamo visto durante la prima ondata Covid, quindi febbraio, marzo, aprile dell'anno scorso, è stata una riduzione notevole dei pazienti con infarto del miocardio che si presentavano tempestivamente in ospedale. Questi dati, secondo me, molto preoccupanti, che sono stati pubblicati da uno studio della Società Italiana di Cardiologia, hanno mostrato in modo inequivocabile come questa riduzione fosse presente su tutto il territorio nazionale. Probabilmente spiegabile da una parte per una resistenza dei pazienti in quella fase a presentarsi in ospedale perché avevano paura di andare in ospedale. Dall'altra sicuramente anche per effetti sul sistema organizzativo, sulle reti infarto, che sono state meno efficienti. Perché? Perché in quella fase sono state dedicate un sacco di risorse alla gestione Covid. Quindi, primo problema, pazienti acuti, che non sono stati trattati tempestivamente, con implicazioni anche a lungo termine, perché un infarto non trattato tempestivamente non solo può portare ad un aumento della mortalità in fase acuta, ma anche a un più alto rischio di complicazioni in quel paziente a lungo termine. Un altro aspetto invece ha riguardato i pazienti cardiovascolari cronici, chiamiamoli così, cioè quelli con scompenso o con cardiopatia ischemica, che avevano bisogno di controlli regolari per ottimizzare la loro terapia, la gestione clinica, eventuali ulteriori controlli approfonditi nel caso di sospetto di un peggioramento e così via. Bene, questi pazienti anche sono stati vittime della pandemia perché da una parte c'è stata, soprattutto di nuovo nella prima fase, una riduzione delle disponibilità di agende ambulatoriali per visitarli a tempo debito e dall'altra anche in quel caso una resistenza da parte dei pazienti a presentarsi in ospedale per farsi visitare, una barriera psicologica. Quindi questi due fattori, l'effetto sui pazienti acuti e sui pazienti cronici, sicuramente possono avere importanti implicazioni a medio-lungo termine in termini di impatto sulle patologie cardiovascolari e di conseguenza importanti implicazioni, diciamo, economiche per quanto riguarda il sistema sanitario nazionale, visto che dovremmo curarli questi pazienti, specialmente se avranno ulteriori complicazioni. Certo. Senta, professore, che consigli possiamo dare in questo caso? Beh, allora, innanzitutto è bene che i pazienti che hanno perso la loro opportunità di controlli vengano riagganciati dal loro centro di riferimento o da un altro centro comunque che non si sentano abbandonati. È importante veramente che questi pazienti riprendano un follow-up regolare. Io ad oggi vedo tanti pazienti che hanno mancato le loro visite di controllo nella primavera e nell'estate scorsa e che tornano oggi con un ritardo di almeno un anno rispetto a quello che sarebbe stato il follow-up dovuto. Quindi questo è sicuramente importante. E d'altro canto è anche vero che una volta che si fanno valutare, nel caso in cui il quadro clinico è cambiato e quindi c'è un sospetto di peggioramento, è bene che facciano degli esami approfonditi per valutare se effettivamente c'è stato un peggioramento. Va detto che spesso usciamo da un periodo in cui il paziente anziano cardiopatico è stato molto chiuso in casa, ha ridotto la sua mobilità, ha ridotto le camminate che faceva e così via. Quindi tendenzialmente si ritrova in una situazione in cui si affatica più facilmente, affanno più facilmente ed è sempre più difficile a questo punto discriminare tra un affanno legato a un peggioramento della patologia cardiaca rispetto a un affanno legato al fatto che il paziente non è più abituato a muoversi. Ecco, quindi magari possiamo consigliare anche di appunto mantenere un minimo di attività fisica quotidiana anche nei pressi della propria abitazione, insomma, non per Questo sì, io penso forza. che ancora oggi penso che le azioni più importanti per pazienti ad alto rischio, quindi come sono i cardiopatici, sia innanzitutto di continuare la propria terapia, quindi non sospendere la terapia, non aver paura di andare dal medico per farsi prescrivere la terapia dovuta, prima cosa. Seconda cosa, cercare di continuare a muoversi, come ha appena detto lei, continuare
quindi uscire dalla propria abitazione, fare delle passeggiate e così via. La terza cosa è, specialmente per quelli che ancora non sono stati vaccinati, ridurre al minimo il rischio di contagio. Questo è fondamentale e spesso questo rischio non viene solo dall'esterno, quindi da persone, diciamo, non conosciute, ma purtroppo anche dall'interno, quindi dalla propria famiglia, dai propri familiari che con manifestazione di affetto infine vanno a trovare il paziente anziano cardiopatico e rischiano di involontariamente infettarlo. Quindi ci vuole grande attenzione con l'uso di tutti i dispositivi di protezione individuale possibili Va anche bene, negli insomma, incontri familiari. questo E il avviene, quarto messaggio avviene. importante, secondo me, è non avere paura a vaccinarsi. Cioè, i Certo, pazienti assolutamente. cardiopatici anziani devono vaccinarsi. Senta, professore Stefanini, invece appunto aumentano gli infarti anche in giovane età, perché ci sono appunto i cinquantenni che spesso vengono colti da infarto. Ecco, quali consigli dare invece a persone che non sospettano di avere patologie cardiache? Come riconoscere magari i sintomi di qualcosa che non va? Questa è una domanda ottima, specialmente avendola introdotta con la fascia d'età dei 50 anni, perché appunto un uomo o una donna arriva a un'età in cui, appunto, un'età sui 50 anni, la sesta decade di vita in cui è sempre stato sano fino a quel momento o sana fino a quel momento, e improvvisamente può trovarsi a dover fronteggiare dei problemi cardiologici di varia natura. Io penso che innanzitutto è molto importante riconoscere i sintomi, mai sottovalutare due sintomi fondamentali con cui si manifesta il cuore. Il primo è il dolore al petto, un dolore gravativo al centro del petto che dura non pochi secondi ma diversi minuti. Questo deve farci allarmare, anche se si risolve spontaneamente, è bene poi andarsi a far controllare. L'altro è l'affanno, appunto, il fatto di avere improvvisamente dell'affanno per sforzi che prima non lo davano. Faccio l'esempio: due piani di scale. Ci sono tanti pazienti giovani, 50-55 anni, che si presentano in ambulatorio e mi dicono: perché sa, dottor, io fino a un anno fa facevo le scale senza problemi, e ora quando arrivo al secondo piano faccio fatica e ho affanno. Questo è un altro sintomo abbastanza tipico delle patologie cardiovascolari, quindi dolore al petto e affanno. L'altro aspetto è il controllo dei fattori di rischio. Questo non smetterò mai di dirlo. Voglio dire, anche un paziente che sta bene, che non ha sintomi e ha 50 anni, ma in realtà già da molto prima, deve porre una grande attenzione ai fattori di rischio cardiovascolari, perché intervenendo tempestivamente sui fattori di rischio si può ridurre in modo incredibile il rischio di avere infarti ed ictus nei successivi 10-20 anni. Ecco, professore, come riorganizzare invece il sistema sanitario, finalizzandolo proprio alla gestione, dei pazienti con patologie cardiovascolari che in quest'ultimo periodo, appunto hanno avuto difficoltà, sia ad accedere, ma appunto nella gestione sono stati un po' messi da parte. Come cambiarlo proprio alla luce di quanto avvenuto in quest'ultimo periodo, secondo lei? Questa è una domanda sicuramente molto complessa, con un sacco di risvolti. Come a grandi linee, credo che una maggiore territorialità dell'assistenza sanitaria sia la cosa più importante. Voglio dire, è chiaro che per l'alta specialità dobbiamo rivolgerci al grande ospedale, ma è altrettanto vero che per la gestione delle patologie, anche quelle cardiovascolari in fase cronica, dovremmo poter accedere a delle strutture territoriali che gestiscono il paziente con tutta la sua complessità e con tutte le sue sfaccettature sul territorio, quindi senza ricorrere all'assistenza ospedaliera. Penso ai pazienti con ipertensione arteriosa, con scompenso cardiaco, con cardiopatia ischemica, con patologie elettriche del cuore, tutti i pazienti che dovrebbero essere gestiti sul territorio per tutta la fase cronica della patologia, per poi accedere all'ospedale solo nel momento di una riacutizzazione del problema.
Ecco, va bene, noi ringraziamo il nostro ospite per essere stato qui oggi con noi, il professore Giulio Stefanini, docente di cardiologia Università Humanitas, cardiologo responsabile di ricerca clinica dell'IRCCS Istituto Clinico Humanitas e membro dell'Accademia di Medicina di Torino. Grazie. Grazie a voi per l'invito, è stato un piacere.